prima cosa che bisogna fare è mettere della farina per preparare il lievito madre. Per preparare il nuovo lievito si parte da un lievito madre rinfrescato nei giorni precedenti. Si aggiunge ancora dell'acqua e si continua ad impastare. Per formare questo lievito abbiamo usato della farina Manitoba, una parte, e della farina di semola rimacinata. Quando servirà si aggiungerà dell'altra acqua tiepida e si continuerà ad impastare. Si aggiungerà ancora dell'acqua tiepida fino a che l'impasto non assorbirà tutta la farina attaccata nel fondo della limba, ovvero il piatto tipico. Ad impasto ultimato si liscia la parte superiore con l'acqua, si fanno dei buchini che si chiuderanno a lievitazione avvenuta, il segno della croce come la tradizione cristiana vuole. Il lievito viene poi coperto con il tradizionale piatto di gerace e con delle coperte molto calde. Si lascia poi lievitare per circa 10 ore. Dopo 10 ore l'impasto sarà lievitato tanto da alzare il piatto. Dopo una notte di lievitazione questo è il risultato. A questo punto comincia il vero impasto, si mette nella maillà, ovvero nella madia, tutto il lievito, la farina che serve per impastare e si scioglie il sale in acqua tiepida. Il lievito che è stato preparato con all'incirca 4 kg di farina è servito per impastare più o meno 12 kg di farina per l'impasto vero e proprio del pane. L'acqua si aggiunge poco per volta, che deve essere calda ma non bollente.
comincia ad impastare. Si aggiunge più volte l'acqua tiepida all'interno dell'impasto fino a che la farina ne assorbirà la quantità necessaria. Dare dei pugni all'impasto serve per renderlo più compatto. Per impastare all'incirca 12-13 kg di pane ci vogliono 40 minuti e tanta forza. L'impasto si gira e si rigira più volte all'interno della madia, ci si aiuta con della farina per fare in modo che l'impasto non si attacchi più volte e con l'aiuto di una rasola, ovvero di una spatola di ferro, si stacca tutta la farina attaccata alle pareti della madia. E siamo al rush finale, nel momento in cui l'impasto è pronto, si aggiunge dell'acqua tiepida per ammorbidire l'impasto. L'acqua che si aggiunge per ammorbidire l'impasto si chiama Nimma. Si aggiunge dell'acqua in più punti dell'impasto per bagnarlo e per ammorbidirlo e si continua ad impastare fino al completo assorbimento. Una volta che l'acqua si sarà assorbita, si aggiunge della farina e si cosparge anche sull'impasto. E si cominciano a fare le forme del pane.
La cullura non è altro che una ciambella. Si prende quindi un pezzo di impasto, si continua ad impastare aiutandosi con la farina e si fanno le forme. Si possono fare vari tipi di forme, dalle più classiche alle più ingegnose. Con l'ultimo pezzo di impasto si fa una pagnottella, si fa il segno della croce, la si bacia e questo sarà il futuro lievito. A questo punto le forme del pane sono fatte e non ci resta che aspettare. Dopo circa 4 ore si accende il fuoco. Il forno a legna impiegherà più di mezz'ora per raggiungere la temperatura. Per accendere il fuoco si usano delle fascine dei rami di ulivo. Si tira fuori la brace con l'aiuto delle tiraturi.
pulisce il forno con il calipo. E si accende di nuovo il forno. Quando i mattoni del forno saranno tutti bianchi, il forno sarà arrivato a temperatura. Ci sono persone che utilizzano tecniche diverse, come per esempio buttare un cartoccio di pane una volta pulito il forno con il calipo. Se diventa nero senza bruciarsi, il forno sarà arrivato a temperatura. Con l'aiuto di una pala si inforna il pane, si chiude il forno con la chiudenda e chi ha infornato il pane si deve sedere e dire Santa Rosalia Iancherlussuco Mattia e Santo Nicola Mucrisci Dinta Canucrisci Mepora. Dopo circa 15 minuti si tirano fuori i panini più piccoli che ovviamente hanno bisogno di una cottura inferiore. Olio, origano e sale sono il condimento perfetto per il pane caldo. Si ripone una pagnottella cruda in una ciotola con dell'olio che sarà il futuro lievito madre. Il pane caldo si ripone in una cesta e si pulisce dalla cenere in eccesso.